Ciao Cerveteri, eccoci, di nuovo mi trovo a inviare un videomessaggio alla mia città preferita in Italia, Cerveteri, la città che ha accolto Bubbles e me proprio un anno fa, quando al centro della città abbiamo iniziato a girare il cortometraggio che guarderete tra pochi istanti. Sono molto onorata di far parte al Cerveteri Film Festival quest'anno. Un evento culturale che promuove la cinema e la cultura. Grazie di avermi dato l'opportunità di condividere la mia storia, la mia visione e la mia passione come artista. Il cortometraggio Bubbles è concentrato sulle difficoltà a mantenere una relazione a distanza. Seguiamo Sol e Fred mentre cadono nella spirale delle parole non dette, delle cose non fatte, fino a quando è troppo tardi. Temi come il desiderio, l'attesa, la delusione, promesse non mantenute, aspettative infrante, sono prevalenti nella narrativa del film. La differenza dei fusi orari, evidenziata dall'alba e dal tramonto, sottolinea la distanza tra di loro. E invece il continuo rinvio del loro incontro parla di una connessione elusiva, difficoltà a sincronizzare le loro vite che sono evidentemente distanti. Il film è stato girato in un tempo breve. È stata un'esperienza indimenticabile, con un gruppo incredibile di professionisti. Spero di poter lavorare di nuovo con loro, con tutti loro e magari in un altro progetto che ci porta di nuovo a Cerveteri. Ringrazio Piano B Produzioni di aver creduto in me. Ah, e la crème della crème, la ciliegina sulla torta e la musica del film preparata con amore da Alessandro De Rosa. Grazie di nuovo e buona visione.